Salve a tutti, di nuovo qui per parlarvi questa volta di uno spettacolo teatrale che merita assolutamente la vostra attenzione. Stiamo parlando di Don Giovanni di Filippo Timi, che sarà in scena dal 3 al 15 marzo al Teatro Argentina. Vivere è un abuso ormai un diritto, recita così il sottotitolo dell'opera di Filippo Timi, che fa entrare in scena Don Giovanni sulle note di Ridi Pagliaccio, lo fa sdraiare sul letto a forma di croce, e muovere una scenografia kitsch, seppur minimalista, e in degli abiti insoliti ma particolarmente colorati, per poi uscire distrutto, senza più la sua immagine da seduttore ma da uomo disperato del nostro tempo, sulle note di Bohemian Rhapsody dei Queen, quindi le note rock. Gli snodi narrativi rimangono gli stessi, ma come vi dicevo, l'immagine del seduttore viene qui totalmente ridicolizzata, con un'ironia spietata e dissacrante. L'inizio dello spettacolo è a dir poco dirompente, con Filippo Timi che scende dal palco nei panni di Don Giovanni per chiedere ai presenti in sala chi di loro vuole un suo bacio. Questo espediente distrugge un po', mette in pericolo gli equilibri delle coppie presenti ad assistere al suo spettacolo, ma gli serve per scherzare su quelli che sono i meccanismi del gioco della seduzione, oggi messi un po' in discussione o comunque non funzionanti rispetto a dei meccanismi di comunicazione che sono cambiati e completamente diversi rispetto al passato. A questo proposito, le scene più divertenti, anche esilaranti, sono quelle che vedono protagoniste due donne, ovvero Donna Elvira e Zerlina. Due donne che non potrebbero essere più diverse: da una parte una molto prorompente, famelica, che farebbe di tutto pur di trattenere il Don Giovanni tutto per sé; dall'altra invece Zerlina, una sempliciotta che vive nel mondo dei sogni e che ha un'immagine dell'uomo completamente diversa rispetto a quella del Don Giovanni, che fatica persino a capire i suoi doppi sensi e le sue battute, e che per questo è una preda molto più facile per lui. Filippo Timi ci racconta un'umanità risibile, accecata dalla fama, dal desiderio, dal successo, un universo dove dominano l'inganno, i migliori sono costretti a vivere nell'ombra e a soccombere a coloro che invece rimangono per aderire all'immagine che gli altri gli hanno imposto, la maschera che gli altri gli hanno imposto. Filippo Timi è ovviamente uno di quegli attori che vorremmo vedere ovunque, magari non in delle commedie da strapazzo come Bello far l'amore con Fabio De Luigi e Claudia Gerini, dove l'abbiamo visto ultimamente, o magari in mano più esperte rispetto ai registi emergenti a cui si è affidato di recente, ma in questa occasione è assolutamente imperdibile, quindi se avete l'occasione di prendere il biglietto per andarlo a vedere nei prossimi giorni, fatelo. È un vero animale da palcoscenico, ha un grande carisma e soprattutto una voce possente e un grande vigore. Non è da meno il suo gruppo di lavoro consolidato, che gestisce la scena con grande professionalità e brillantezza, e regge il confronto appunto con una personalità avvincente come quella di Filippo Timi. Non mancano delle scene di nudità nel Don Giovanni, che per quanto irriverente e incentrata sul sesso non è assolutamente uno spettacolo erotico, ma dove il sesso serve soltanto come strumento di definizione del potere, dell'inganno, dell'identità. Lo spettacolo dovrebbe durare all'incirca 2 ore e 40, ma con l'improvvisazione presente sia da parte del attore protagonista che dei suoi comprimari, finisce per durare anche qualcosina in più. Ha delle scene particolarmente divertenti, esilaranti, come quelle anche tratte da YouTube o delle varie scenette a cui prendono parte i protagonisti della storia. Si alternano anche dei piccoli momenti di stanchezza, ma sostanzialmente lo spettacolo è estremamente godibile, ha un linguaggio profondamente intuitivo ed è per questo accessibile a tutti. Questo lo rende uno spettacolo che ha una grande qualità, ovvero quella di includere e non di escludere lo spettatore. Filippo Timi riesce nell'impresa di umanizzare un mostro, ovvero un assassino, uno stupratore, un impostore, e di renderlo umano. Quindi lo spettacolo non è nichilista, ma non è neanche consolatorio, invece contro un'umanità che crede ancora all'esistenza di un Dio buono, alla prospettiva di un paradiso, e si preclude quasi il diritto alla vita pur di non entrare in una dimensione chiamata inferno. D'altronde, se c'è una sola qualità che può essere riconosciuta al Don Giovanni, non solo a quello di Filippo Timi, è quello di non rinnegare la natura, per quanto spaventosa questa natura possa essere. Quindi andate al teatro oltre che al cinema.